Good afternoon to everybody. Today's Tourism Ministers' meeting marks one of the first official appointments of Italy's presidency of the G20. È uno dei primi appuntamenti ufficiali della presidenza italiana del G20. Few countries are as closely intertwined with tourism as Italy. The world longs to travel here. Pochi paesi sono puntano al turismo come l'Italia. The pandemic has forced us to close down temporarily. But Italy is ready to welcome back the world. Siamo stati costretti a fermare il turismo temporaneamente. Our beaches, as you've seen in the short movie Before the Meeting Starts, our cities and our countryside are reopening. And this process will speed up in the coming weeks and months. I've said before that our economies will be different after the pandemic. Some sectors will shrink, la nostra economia riparterà molto velocemente dopo la pandemia. That tourism in Italy will bounce back. Non ho nessun dubbio che il turismo in Italia rimbalzerà e tornerà più forte di quanto era prima. We will continue to offer substantial economic support to the sector. Nel frattempo continueremo a dare sostegno al settore, anche prevedendo dei fondi dal PNRR. To ensure that tourists can come to an end and travel within Italy safely. Faremo di tutto per garantire ai turisti stranieri di arrivare in Italia in sicurezza. It allows tourists to travel across countries without quarantine, so long as they can prove they have recovered from COVID-19. Il certificato COVID permetterà di viaggiare tra paesi recently, senza dover fare as una quarantena. As we prepare for the European certificate, the Italian government has introduced a national green pass that allows people to move across all regions as of the second half of May. Un green pass nazionale. Coming to today, I really welcome the conclusion of the meeting that has taken place today. The G20 Rome guidelines for the future of tourism are a clear blueprint for the resumption of global tourism. Le linee guida della riunione sul turismo dei ministri del G20 emphasize the essential role that tourism plays in fostering the global recovery. Sottolineano l'importanza del turismo nella ripresa dell'economia, to protect the environment, anche per rendere il turismo un settore più sostenibile per il futuro. I'm grateful to all participants in the G20 ministerial meeting, and in particular to Minister Garavaglia for their important work. Ringrazio tutti i partecipanti della riunione sul turismo della G20, in particolare il ministro italiano Garavaglia. For preparing the accompanying reports. So, it's time for you to book your holidays in Italy. We look forward to È il momento you again per soon. Voi Thank you. Di organizzare e prenotare le vostre vacanze in Italia. Certo, grazie, con piacere. Ma, insomma, la riunione di oggi rappresenta uno dei primi appuntamenti del G20 ed è molto appropriato e simbolico, perché se c'è un paese che è, come dire, intrecciato col turismo, vive di turismo, è il nostro. Tutto il mondo desidera venire qui. Purtroppo la pandemia ci ha costretti a chiudere temporaneamente, ma noi siamo nuovamente pronti a ospitare il mondo. Le nostre montagne, le nostre spiagge, le nostre città e le nostre campagne stanno riaprendo. Alcuni settori sono destinati a restringersi, ma ad altri a crescere. E io l'ho già detto altre volte, non ho dubbi che il turismo in Italia tornerà forte come prima e più forte di prima. Nel frattempo il governo intende offrire un sostegno, non mi piace, un aiuto all'industria turistica che ha avuto tanto danno da questa chiusura così prolungata. E naturalmente l'industria turistica figura prominente nel piano nazionale di ripresa e di resilienza. Veniamo all'immediato futuro.
Noi dobbiamo offrire regole chiare, semplici, per garantire che i turisti possano venire da noi e viaggiare in Italia in sicurezza. A partire dalla seconda metà di giugno, il certificato verde sarà pienamente operativo all'interno dell'Unione Europea. Grazie al pass, i turisti saranno in grado di spostarsi da un paese all'altro senza quarantena, a patto che possano dimostrare di essere guariti dal Covid, di essere vaccinati o di essere negativi ad un tampone. Queste sono le condizioni che normalmente si richiedono nel Green Pass. In attesa del certificato europeo, che ci auguriamo venga il più presto possibile, il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale che permetterà alle persone di muoversi liberamente tra regioni e che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio. Quindi non aspettiamo la seconda metà di giugno per avere quello europeo, già dalla seconda metà di maggio i turisti potranno avere quello italiano. Naturalmente le conclusioni di oggi sono da accogliersi con grande favore. Le linee guida del G20 di Roma per il futuro del turismo offrono una strategia chiara per la ripresa del turismo in tutto il mondo. In particolare sottolineano il ruolo essenziale che il turismo svolge e svolgerà nella ripresa, ma affermano anche la necessità di rendere il turismo più inclusivo, sostenibile, che protegga l'ambiente e coinvolga le comunità locali. Quindi sono grato a tutti i partecipanti a questa riunione ministeriale del G20, in particolare al Ministro Garavaglia, per il loro importante e fruttuoso contributo. E anche all'OCSE e all'OMT per il loro ruolo nella preparazione delle relazioni che accompagnano questo incontro. Quindi è arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia.